Oroscopo mensile, maggio 2020. Ariete. Amore. Mese importante per gli Ariete per quanto riguarda l'amore, soprattutto fino alla prima decade. Già dall'inizio di maggio, Venere è in sestile e permette di fare nuovi incontri, di innamorarsi e di migliorare la situazione sentimentale. Il dialogo in famiglia e nelle coppie migliora e anche le relazioni che hanno avuto una crisi avranno modo di rifiorire. I cuori solitari potranno provare bellissime emozioni e potranno conquistare il cuore della persona desiderata. Gli amori che nascono in questo periodo sono solidi e possono durare molti anni. Lavoro. A livello lavorativo ci sarà qualche difficoltà da superare nella prima decade del mese. Per fortuna poi tutto diventa più sereno e possono arrivare buone proposte e contratti soddisfacenti che permettono di gettare le basi per il futuro. Bisogna però stare molto attenti alle illusioni e a non credere a quelle persone che promettono tante cose ma poi non riescono a mantenere le loro promesse. Chi lavora nel settore artistico potrà raggiungere eccellenti risultati. Ma anche coloro che stanno cercando un nuovo lavoro o aspirano a promozioni e riconoscimenti avranno quel che meritano. Toro. Amore. Le crisi di coppia, che sono state allarmanti nel mese scorso, da maggio in poi si affievoliranno, ma alcuni potrebbero avere ancora dei dubbi. Sarà meglio parlarne col partner e aprirsi alle confessioni se si vuole salvare un rapporto. Tenersi tutto dentro peggiora solo le cose. Meglio discutere e fare valere le proprie ragioni. Chi è in cerca dell'amore sarà molto favorito nell'ultima parte del mese. Qualche incontro intrigante potrebbe sorprendere e regalare momenti indimenticabili. Meglio lasciare aperta la porta del cuore per cogliere le occasioni propizie e chissà che questa non sia la volta buona per trovare l'anima gemella. Lavoro. Sul lavoro da questo mese ci saranno dei miglioramenti. Ma non si tratterà di cambiamenti decisivi. Quindi l'oroscopo invita ad avere pazienza e ad attendere, tenendo a bada i nervi e le tensioni, anche con i colleghi. Pian piano lo scenario si farà più favorevole e si potranno prendere nuove iniziative per cambiare uno stato professionale, avanzare di ruolo e dare un grosso stimolo alla carriera. La strategia è sempre quella: avere pazienza e attendere che si sblocchino le cose per prendere la strada del successo. E quando accadrà, sarà un vero trionfo. Gemelli. Amore. Il pianeta dell'amore transita nel cielo dei gemelli per tutto il mese di maggio. Ma questo non basta per poter assicurare alle coppie e ai cuori solitari un periodo senza problemi o tensioni. Per fortuna, l'intervento di Mercurio e del Sole dalla seconda parte del mese darà ottime opportunità ai cuori solitari di trovare l'anima gemella. Mentre chi ha già una persona accanto potrà vivere grandi emozioni e sfruttare tantissime occasioni per essere felici. Per le coppie sono in arrivo situazioni molto coinvolgenti a livello intimo e potranno fare progetti come andare a convivere o fissare la data del matrimonio. Lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, la seconda parte di questo mese è davvero molto buona e permette di essere efficienti e fortunati nei nuovi progetti. Chi ha intenzione di intraprendere una nuova strada lavorativa avrà il supporto di Mercurio che si prodigherà per attirare le occasioni più fortunate. Anche se i successi professionali non avranno riscontro immediato, tutti i sacrifici fatti in questo periodo possono portare numerosi guadagni in futuro, grazie al trigono di Saturno che rende la vita lavorativa più stabile. Il periodo è ottimo anche per fare investimenti immobiliari ed economici a lunga scadenza. Cancro. Amore, in questo mese di maggio la sfera sentimentale per il Cancro sarà piena di ostacoli. Oltre a Venere negativa, anche Marte non è in buona posizione e il suo transito crea alcune difficoltà in famiglia. Tuttavia, dalla metà del mese le cose possono cambiare e con fermezza e una buona dose di volontà anche i dissapori possono scomparire per lasciare il posto alla calma e alla serenità. L'Eros è gratificante e potrebbe essere l'arma vincente per migliorare la relazione sentimentale e diminuire i problemi. I cuori solitari cercano affetto e protezione. Ma in questo non sono poi così fortunati nei loro corteggiamenti. Lavoro. Le difficoltà lavorative sul posto di lavoro possono sembrare insormontabili,
ma se affrontate con diplomazia possono essere risolte nell'immediato. Anche se Mercurio non è così favorevole, tuttavia potrebbero esserci delle piccole soddisfazioni che permettono di andare avanti e aspettare tempi migliori senza soccombere. Chi sta iniziando un nuovo percorso professionale sa benissimo che i risultati non arrivano subito e che bisogna combattere ancora per raggiungere degli obiettivi concreti. Evitare di spendere denaro in investimenti immobiliari o finanziari, perché il rischio di essere vittima di fregature è davvero molto elevato. Occorre quindi riflettere e ponderare ogni decisione. Leone. Amore. Ottimo periodo per quanto riguarda l'amore, ma il nervosismo potrebbe rovinare alcuni rapporti sentimentali e familiari. Infatti, fino alla metà del mese, Marte è in opposizione e potrebbe creare una situazione di tensione oppure un accumulo di stress che si ripercuoterà sulle persone amate. Occorre quindi rimanere calmi e proteggere il rapporto d'amore. La seconda parte del mese sarà anche migliore e le coppie potranno vivere giornate piene di complicità. I cuori solitari potranno fare nuovi incontri. Il fascino è in aumento e grazie ad un discreto magnetismo riusciranno ad attirare più di una persona. Lavoro. Alcune iniziative professionali potranno essere bloccate a causa della negatività di Mercurio e bisogna attendere la metà del mese per ripartire. Le occasioni migliori per intraprendere nuove iniziative si verificheranno nella seconda metà di maggio, quando ci saranno più opportunità anche per coloro che cercano un nuovo lavoro o nuove opportunità di guadagno. Fortunatamente in questo periodo anche Venere è positiva, ma bisogna stare molto attenti al nervosismo, evitando inutili liti e discussioni con colleghi di lavoro e dipendenti. Qualche parola di troppo potrebbe compromettere le collaborazioni e creare scompiglio nei progetti. Vergine. Amore. Questo periodo dell'anno è davvero monotono per la Vergine, soprattutto in amore. Purtroppo ci sono pochi pianeti favorevoli e anche Venere non è in buona posizione nel cielo, quindi ci sarà un calo del dialogo e della comunicazione. All'interno del rapporto sentimentale i problemi non sono tantissimi, ma manca l'iniziativa anche da parte del partner. Bisogna trovare un modo per ravvivare il rapporto sentimentale, per rendere tutto più divertente e soddisfacente, e un piccolo viaggio potrebbe essere un'eccellente occasione. Chi è single e sta progettando di iniziare una nuova storia d'amore deve stare molto attento. È preferibile rinviare tutto ad un periodo migliore, perché non è il momento giusto per fare importanti scelte amorose. Lavoro. Nella prima decade del mese Mercurio è favorevole, anche se non ci sono particolari novità nel settore professionale. Però bisogna sfruttare questo periodo per trovare nuove occasioni di crescita e soprattutto chi non ha un lavoro deve darsi da fare. Non bisogna dimenticare che comunque Giove in Trigono e che in qualsiasi momento potrebbe regalare una grande opportunità per cominciare una nuova strada professionale. Molti del segno stanno pensando di chiudere un percorso e riaprirne uno nuovo. E la spinta proviene proprio da Giove, che è sempre favorevole agli intraprendenti. Bilancia. Amore. È un mese molto bello per l'amore per i nati della Bilancia. Venere è favorevole per tutto il mese e coloro che hanno già una persona al loro fianco possono continuare a fare sogni, progetti e fare scelte importanti per il futuro insieme. Anche a livello sessuale ci sarà più coinvolgimento, soprattutto nella prima metà di maggio. I cuori solitari che hanno il desiderio di corteggiare possono innamorarsi nuovamente. Soprattutto nella seconda metà del mese possono incontrare e conoscere nuove persone interessanti. Oltre a conquistare con lo sguardo e con l'aspetto fisico, potranno conquistare anche con le parole. Lavoro. Sin dall'inizio maggio si preannuncia favorevole nella sfera lavorativa. Buone notizie arrivano anche per chi è in attesa di una nuova occasione, oppure deve ricevere una somma di denaro. Giove potrebbe portare un bellissimo evento che potrebbe cambiare le carte in tavola e permettere di raggiungere importanti obiettivi. In questo momento bisogna fare leva anche su due fattori determinanti, che sono fascino e diplomazia, per avere più chance nelle relazioni sociali. Il potere comunicativo può arrivare talvolta molto lontano, e se a questo si aggiunge il talento, allora è fatta. Il mese può donare solidità e concretezza, con risultati sorprendenti. Scorpione. Amore. Periodo monotono in amore,
questo mese saranno pochi i pianeti favorevoli e anche Venere è poco influente. Chi sta vivendo una relazione d'amore da molto tempo, questa andrà avanti senza alcun problema, mentre le storie nate da poco hanno bisogno di essere consolidate. Bisogna fare quindi qualcosa con la persona amata, andare in vacanza o comunque concedersi un diversivo. I cuori solitari non avranno molte occasioni di incontrare e conoscere nuove persone. Il fascino è in calo e di conseguenza ci sono poche opportunità per innamorarsi nuovamente. Col Mercurio ancora in opposizione potranno esserci piccole incomprensioni e litigi che bisogna risolvere urgentemente. Lavoro. Nella prima parte del mese non sarà facile vivere una fase serena sul luogo di lavoro. Potrebbe nascere infatti qualche diverbio con colleghi e dipendenti. Tuttavia, bisogna mantenere la calma ed evitare scontri e incomprensioni. Qualche parola di troppo potrebbe rovinare i progetti, ma poiché ci sono in ballo occasioni favorevoli, è meglio tenere duro. A livello economico, le cose potranno migliorare, ma solo dalla metà del mese in poi, quando Giove, con il suo sestile, potrebbe regalare occasioni fortunate. Bisogna essere ottimisti, perché il destino aiuta coloro che amano rischiare. Sagittario. Amore. Periodo felice per chi è in coppia. La complicità e la sintonia nel rapporto crescono di giorno in giorno. Tuttavia, nel cuore di qualche Sagittario potrebbero esserci delle incertezze che possono creare problemi a livello comunicativo. A tormentare potrebbe essere qualche ricordo o qualche nostalgia del passato, magari di un ex il cui ricordo ancora non è svanito del tutto. Ai cuori solitari, le stelle consigliano di evitare corteggiamenti che potrebbero portare soltanto rifiuti e delusioni, mentre coloro che vivono una relazione sentimentale in crisi dovranno decidere sul da farsi. Lavoro. A livello lavorativo le cose proseguono nel migliore dei modi. Giove, nella seconda casa astrologica, favorisce i guadagni e rafforza il potere sul luogo di lavoro. Purtroppo non mancheranno giornate faticose a causa di Mercurio che ostacola accordi e collaborazioni professionali. Per fortuna tutto può migliorare e dalla seconda decade del mese è possibile portare avanti nuovi progetti e iniziative. Verso la fine del mese ci saranno buone notizie sia per chi ha già un'occupazione sia per coloro che cercano lavoro. In entrambi i casi soddisfazioni e gratificazioni non tarderanno ad arrivare. Capricorno. Amore, i pianeti non favoriscono i sentimenti in questo periodo, ma i Capricorno sono dei tipi decisi e quasi sempre sanno cosa vogliono. Anche in amore sono pronti ad agire e chi ha una persona accanto saprà fare sentire la sua presenza. La vita sentimentale sta emergendo e Marte nel segno indica una grande energia che stimolerà le emozioni. I single che sono alla ricerca di una storia appagante dovranno pazientare ancora un po', ma nel loro cuore potrebbero avere già fatto una scelta. Attorno alla fine del mese potrebbe esserci un grande incontro che potrebbe cambiare il futuro. Lavoro. Nel lavoro non bisogna rimanere fermi e in questo mese di maggio il cielo è ottimo per fare colloqui e per iniziare nuovi progetti. Nella seconda parte del mese, con Saturno favorevole alle nuove iniziative imprenditoriali, potranno arrivare eccellenti opportunità. Il mese è a favore della carriera e anche se ci saranno alcuni ostacoli da superare, i traguardi raggiunti saranno una bella ricompensa. Occorre però essere molto attenti alle spese e sfruttare anche le piccole occasioni per trarne vantaggio. I superiori noteranno gli sforzi fatti e sapranno a chi attribuire i meriti. Acquario. Amore. Questo mese dovrebbe essere molto bello in amore per i nati del segno. Venere infatti è positiva per tutto il mese di maggio e questa primavera potrebbe essere molto emozionante sia per i cuori solitari che per coloro che già vivono una storia d'amore. Nelle ultime due settimane qualcuno riuscirà a conquistare il cuore di una persona a cui tiene molto. Il potere di seduzione è in aumento e nessuno potrà resistere. I cuori solitari hanno quindi tante occasioni per fare amicizie e provare nuove emozioni. In questo periodo i nati del segno potranno fare tante nuove esperienze per ravvivare un rapporto d'amore. Lavoro. Anche nel lavoro è un periodo molto bello e soddisfacente. La posizione di Saturno nel cielo è interessante e facilita la risoluzione di qualsiasi problema sul lavoro. Ci saranno diverse occasioni per progredire e ottenere ottimi risultati senza grandi sforzi, ma tutto deve essere sfruttato nel migliore dei modi.
I pianeti sostengono accordi e collaborazioni, portano fortuna e anche denaro nelle tasche e ci saranno guadagni facili. Il periodo è veramente eccezionale e arriveranno anche tante buone notizie per chi è in cerca di un nuovo lavoro. Pesci. Amore. La prima parte del mese di maggio è piuttosto positiva per l'amore. Venere in trigono permette di vivere belle emozioni e di fare nuove conoscenze. Coloro che stanno vivendo una relazione sentimentale stabile possono fare progetti per un futuro insieme. L'intesa sarà altissima e anche il dialogo sarà importante per creare un clima magico. I cuori solitari potranno intraprendere una frequentazione con una persona molto interessante, ma dovranno cambiare radicalmente idee e modi di pensare per trascorrere momenti indimenticabili. Lavoro. Maggio è un mese favorevole per il lavoro. I nati del segno potranno ritrovare una grande energia grazie alla posizione di Marte. Molti pesci avvieranno progetti molto interessanti, soprattutto nella prima parte del mese. Giove nel cielo invita a cogliere le occasioni propizie per iniziare un nuovo percorso lavorativo. Per quanto riguarda i guadagni, il mese è ottimo per investire denaro senza rischiare troppo. Bisogna scegliere però con criterio per non fare errori. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.